Il Dio di mio Padre.
seconda lettera di San Pietro Apostolo. Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. La salvezza
Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera. Aprici, Signore, i tesori della tua misericordia. O Sole di giustizia che ci hai illuminati nel battesimo, sia consacrato a te in questo nuovo giorno. In ogni ora proclameremo la tua lode. Glorificheremo il tuo nome in ogni avvenimento. Tu che avresti come madre Maria, docile alla divina parola, guida i nostri passi alla luce del tuo Vangelo. Ravviva in noi, pellegrini sulla terra, l'attesa sicura della vita immortale. Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine. Affidiamo Padre questo nuovo giorno con le parole che Gesù ci ha lasciato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Amen. Padre di ogni vita, che con noi cammini, abiti e speri, e ricordaci che oggi è il giorno in cui avere fiducia, il giorno in cui aprirci a ciò che ancora non conosciamo, l'istante in cui prenderci cura delle parti di noi che vorrebbero prevalere, emergere a scapito degli altri, isolarsi per paura di cambiare. Ricordaci che non è troppo tardi per fare spazio alle esigenze di felicità e giustizia che risiedono in ogni donna e in ogni uomo. Il tuo Spirito ci racconti il mondo desiderato dalla tua sete di fraternità e riconciliazione. Ci affezioni al nostro compito quotidiano e ci aiuti a camminare con l'urgenza dei viaggiatori e la lentezza dei pellegrini. A te doniamo ciò che sappiamo fare, a te affidiamo ciò che non riusciamo ancora a fare. Insegnaci le parole e i gesti della riconciliazione, la potenza umile della mediazione, gli arsenali che si nascondono nelle nostre case, nelle nostre relazioni e tra le nazioni, si aprano alla guarigione della vita che il tuo Vangelo di pace può donare. Questo preghiamo
per Cristo, con Cristo, in Cristo.